Io sono Cicco Falzone, sono il chitarrista dei Nomadi e volevo ringraziare Gabriele del canale YouTube Note tra le righe per avermi invitato per dire dai spiegazioni di quelle cose, delle cose che fa, insomma. E così, grazie ancora. Io ci proverò, ma premetto che per arrivare, per dare un senso alle mie spiegazioni bisognerebbe comunque esserci frequentati un po' di più e quindi conoscere almeno un po' di armonia. Mi perdonino quelle che l'armonia la conoscono, quelli che hanno già studiato quello che sto cercando, che proverò a dirvi. Per cui provo, cominciamo. Intanto volevo precisare che le note, lo sapete tutti, sono con il sistema temperato, sono 12 le note, ma le note della scala maggiore, ad esempio, sono 7. Sono 7 di intervalli di un tono. Un tono è composto da due semitoni, che è la distanza, chiamiamola più breve, la distanza più breve tra una nota e l'altra. Quindi un tono tra il Do e il Re, un tono tra il Re e il Mi, e tra il Mi e il Fa mezzo tono, tra il Fa e il Sol un tono, tra il Sol e il La un altro tono, tra il La e il Si un tono e tra il Si e il Do mezzo tono. I semitoni o si attraggono o si respingono. Diciamolo, io sto facendo questa, sto raccontando queste cose qua un po' in fretta, un po' con l'ansia, perché i discorsi sono veramente, veramente tanti e andrebbero approfonditi e se avete voglia lo potremo fare, insomma, potremo rincontrarci. Quindi può anche darsi che non riesca a spiegarmi bene. Nella breve introduzione, nell'improvvisazione, piccola improvvisazione, ho usato tre accordi: Re minore settima, una battuta, Sol settima, una battuta e due battute di Do settima più. Chiaramente, per poter improvvisare su questo bisogna capire da dove nascono, che cosa da dove vengono fuori questi accordi. Ecco, questi accordi qua sono tutti figli, chiamiamoli figli, sono la composizione, comunque la sovrapposizione per terze della scala di maggiore, usando solo le note della scala di Do maggiore, come vi dicevo prima. Quindi per terza vuol dire Do, Re, Mi, quindi Do, Mi è la terza, poi Mi, Fa, Sol è sempre la terza, pur anche se è la quinta poi di Do, e Si che è la terza di Sol ma è la settima di Do. Per cui questo procedimento lo facciamo partendo da tutte le note, da tutte le note della scala di Do, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, e il primo accordo che viene fuori è un Do settima più, il secondo una minore settima, il terzo è un Mi minore settima, il quarto un Fa settima più, il quinto un Sol settima, il sesto un La minore settima e il settimo è un Si semidiminuito. Questi accordi sono generati appunto dalla scala di Do, per cui uno potrebbe anche sentirsi in diritto di ogni volta che vede questi accordi, beh, io ci metto la scala di Do, tanto no, no, è così, ma non è così, perché ci sono alcuni imprevisti, nel senso che ci sono note che cioè quando sono sovrapposte, cioè quando vengono suonate in modo simultaneo, non va bene. Ad esempio, vi faccio sentire il Mi e il Fa appartengono alla stessa famiglia, ma sentite qua,
Mi e Fa. Potrà anche piacere, ma... E potrà anche servire per fare... Ma è una... ti crea una tensione, quindi hai bisogno... Hai bisogno che il Fa... Torni... Vada al Mi, che vada a riposarsi al Mi. Che come ti dicevo prima, cioè, i semitoni vicini o si attraggono o si respingono. Per cui, tant'è che comunque il Fa... Nota, prendiamo il Fa come... quarta nota, il Fa sul un primo grado reset, il che non chiamiamo più gli accordi do settima più, primo grado do settima più, secondo re minore settima, mi minore settima, terzo grado e così via, andiamo in ordine fino al settimo grado che è il si semidiminuito. Allora sul primo grado la quarta, che è il Fa, non è gradita, non è gradita perché l'effetto l'avete sentito, quindi do settima più. Io vi posso, ce l'ho, ho registrato l'accordo, posso anche farvelo sentire con tutta la base, ma fidatevi perché comunque questo è il tempo di un video che non è prettamente didattico e ripeto, se volete possiamo rivederci, potete chiedermi delle cose e potrò spiegare come vengono composti gli accordi e tutto il resto. Io oggi volevo soltanto così fare conoscenza, perché questi sono concetti semplicemente complicati, ci vuole veramente tanto tempo e studio. Parlando prima del fatto dei semitoni vicini o dei semitoni che si attraggono o si respingono, ad esempio esiste una scala chiamata pentatonica che ha tolto il quarto e il settimo grado, quindi ha tolto i semitoni. Questa cosa qua, se da una parte ci aiuta, dall'altra potrebbe anche limitarci, perché abbiamo due pericoli in meno, ma abbiamo anche due possibilità in meno. Quindi la pentatonica la conoscete tutti, in tanti. Per cui, però io non volevo parlare della pentatonica, ma di evitare proprio i pericoli, gli ostacoli che incontriamo su accordi complessi dove vogliamo far sentire i cambi armonici. Quindi in quel caso lì dobbiamo sapere che questi sette accordi che mamma Do ha generato, ecco, questi sono accordi tranquilli, sono accordi di stasi, cioè il primo grado, il terzo e il sesto sono accordi di stasi, accordi di riposo, mentre il secondo, il quarto, il quinto e il settimo invece sono accordi che vengono chiamati di moto. È chiaro che sono anche divisi anche in un altro modo, di tonica sottodominante e dominante, ma adesso facciamo così. L'ho detto, questa proprio è una grossolana infarinatura che comunque ti può aiutare perché? Perché se noi andiamo ad analizzare, ad esempio, aspetta che cambia suono, lascia pure tranquillo. Allora, mentre negli accordi di stasi, cioè negli accordi di riposo, la nota Fa non è mai presente, mai. Quindi negli accordi di Do settima più, Mi minore settima e La minore settima, il Fa non è mai presente, quindi non è opportuno metterci il Fa. Tra le altre cose, il Fa va ad interferire con la terza della tonica, cioè del Do settima più del primo grado, e quindi metterebbe anche in discussione la tonalità. Ecco perché, ma ci si può passare, però bisogna, è meglio fermarsi su una nota strutturale, e poi tanto più che se andiamo ad andare a toccare la quarta, il Fa su un accordo di tonica, la quarta deve per forza andare a risolvere, mentre negli accordi di moto il Fa è presente ovunque, nel senso che su Re minore settima è la sua terza il Fa, Re Fa, su Sol settima è la nota sensibile la settima, sul Fa chiaramente è la tonica, il Fa, e su il Si semidiminuito, sul settimo grado, è la quinta. Quindi qui il Fa, essendo sempre presente,
ci dà proprio un aiutino, insomma, chiamiamolo così. Oggi semplifichiamo il tutto per dare un po' il senso a quello che ho fatto all'inizio, ma anche e soprattutto per dirvi che io quando improvviso sto più attento a quello che non devo fare che a quello, perché voglio rilassarmi e pensare ad una linea melodica, e quindi non devo pensare a troppe note, ma devo pensare a quali non fare. Quindi sono quelle che vi ho appena detto. Oggi abbiamo parlato in modo particolare del quarto grado, mentre del settimo il discorso settimo grado è più complesso, insomma, quindi ci vuole un po' più di tempo, come dicevo prima. Per cui per chiudere questa, non so come chiamarla, insomma, questa apertura di conoscenza, io vi dico, questo è il mio modo di intendere, cioè evitare i pericoli, è uno di questi, ve l'ho appena spiegato. Io vi ringrazio se siete arrivati fino qua, e volevo ringraziare ancora Gabriele del canale YouTube Note tra le righe, e vi ringrazio ancora veramente, ragazzi. Un po' di studio, poi è chiaro ed evidente che oggi sembra una non abbiamo fatto niente, perché c'è da imparare le scale, gli accordi, le posizioni, c'è un mondo da, e parlo per chi chiaramente, per chi non ha ancora studiato, per chi vuole cominciare. Quindi c'è tutto un mondo da scoprire, solo ad elencare, non a farli, ma solo ad elencare quello che c'è da fare ci vuole veramente tempo. Per cui se volete rivedermi, se volete che ci rivediamo qua su questo canale. Ragazzi, grazie ancora, è banale dire fate musica e portatela in giro. Ciao, grazie a tutti.